Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sorelle e fratelli carissimi, un caro saluto dalla grotta di Massabiella. Oggi 11 febbraio, 162esimo anniversario della prima apparizione. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del Santuario, messa che verrà trasmessa anche in streaming. Oggi in tutta la Chiesa si celebra la 28esima giornata mondiale del malato, dal titolo «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». In questa frase, tratta dal Vangelo di Matteo, Gesù rivolge l'invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione. Celebriamo la messa di Nostra Signora di Lourdes. E come Santa Bernadette siamo qui sotto lo sguardo di Maria. Affidiamo tutte le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A tutti vogliamo assicurare la nostra vicinanza nella preghiera da questo luogo, baciato dal cielo, qual è Lourdes. Riconosciamoci allora peccatori, chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze, mancanze nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo, nei confronti di noi stessi. E per questo insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dal peccato alla vita nuova per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato il frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Parola di Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclama il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Cantate al Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Fratelli e sorelle carissime, dobbiamo scegliere. La parola di Dio che ci è stata appena presentata ci presenta un'alternativa. Nella prima lettura c'è l'uomo che all'origine dice no a Dio. Nel Vangelo abbiamo ascoltato, c'è Maria che all'Annunciazione dice sì a Dio. Alle origini il rifiuto di Dio e la bellezza sfregiata. Nel Vangelo, con Maria, l'umanità rinnovata. In entrambe le letture è Dio che cerca l'uomo. Nel primo caso Dio va da Adamo, dopo il peccato, gli chiede «Dove sei?» e Adamo gli risponde «Mi sono nascosto». Nel secondo caso, invece, va da Maria, senza peccato, che risponde «Ecco, la serva del Signore, eccomi, è il contrario di mi sono nascosto. L'eccomi apre a Dio, mentre il peccato chiude, isola, fa rimanere soli con se stessi». L'anno scorso, sicuramente ricordate, abbiamo meditato insieme sulla figura di Bernadette, sottolineando in particolare la povertà. Dio ha scelto ciò che nel mondo ignobile e disprezzato, ci ricorda San Paolo nella lettera ai Corinzi. Sempre qui alla grotta di Massabielle, dopo Bernadette, il nostro sguardo non poteva che fissarsi sull'altra presenza molto significativa, quella di Maria. Di conseguenza, in questo anno 2020, il tema che il santuario propone è «Io sono l'Immacolata Concezione». Sorelle e fratelli carissimi, con Maria possiamo dire allora che il sogno di Dio diventa realtà. Sì, siamo chiamati a scegliere. Scegliamo allora l'eccomi di Maria e non il peccato che chiude, isola, fa rimanere soli con se stessi. Eccomi è la parola chiave della vita, segna il passaggio da una vita orizzontale centrata su di sé e sui propri bisogni a una vita verticale slanciata verso Dio. Maria aggiunge poi: avvenga per me secondo la tua parola.
non dice avvenga secondo me, ma secondo te. Vive Maria fidandosi di Dio in tutto e per tutto. Ecco il segreto della vita. Maria ci ricorda che tutto può per chi si fida di Dio. E se noi siamo qui, sorelle e fratelli carissimi, questa mattina, sotto questa pioggerellina, è perché vogliamo, come noi, fidarci di Dio. Come Maria vogliamo dire il nostro sì. Quindi il Signore però soffre quando gli rispondiamo come Adamo: ho paura e mi sono nascosto. Dobbiamo scegliere. Dio è padre e desidera la fiducia dei suoi figli. Quante volte invece sospettiamo di Dio, pensiamo che possa mandarci qualche prova, privarci della libertà, abbandonarci. Questo però è un grande inganno. È la tentazione delle origini, la tentazione del diavolo, che deve fare il suo mestiere. E quindi insinuare la sfiducia nei confronti di Dio. Maria invece questa prima tentazione la supera col suo eccomi. La scelta di Maria è eccomi a Lourdes. Sorelle e fratelli carissimi, qui in questo luogo l'Immacolata ci insegna tutto ciò. Ci sta mostrando ancora una volta questa disponibilità interiore. Ci sta dimostrando che non bisogna aver paura. Maria ci insegna di nuovo a ricevere tutto, a meravigliarci dei doni di Dio. E credo che tanti qui presenti possono testimoniare questo nella propria vita. Santi e immacolati. Siamo di fronte ad un messaggio bello, entusiasmante, pieno di speranza, e non si tratta assolutamente di un privilegio per persone fortunate, in primis Maria, ma bensì di un percorso proposto a tutti, a ciascuno di noi che siamo qui. Divenire santi e immacolati non è una questione morale, bensì di fiducia, non di principi, ma di abbandono, non di negoziazione, ma bensì di saper dire sì. Il sogno di Dio è che viviamo in comunione con Lui, la cui presenza ci rende santi e immacolati, purificati e liberi dalla seduzione del peccato. Sorelle e fratelli carissimi, solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà. E noi qui è quello che vogliamo, essere liberi. Bernadette si è fidata e affidata a Dio attraverso Maria e ha scelto Dio. Facciamo anche noi così, e così sia. Amen.
Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e Ti offriamo con gioia, o Padre, il pane e il vino per il sacrificio di lode, nella festa della madre del tuo figlio, in cambio della nostra umile offerta. Donaci un'esperienza sempre più viva del mistero della redenzione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo di luce eterna Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione dello Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolà, il Delegato Apostolico Antoine e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa nel ricordo della Beata Vergine Maria, concedi a noi di partecipare all'eterno convito che ci hai fatto pregustare in questo sacramento per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.